pronti ad andare. Il cuore di 7bis è costruire dei punti, quindi delle aree grandi oltre l'ettaro, ricche di fioriture. Senza gli impollinatori sappiamo perfettamente che non c'è la vita, perché il 70% delle piante che poi producono il cibo che noi mangiamo non possono sopravvivere senza l'impollinazione da parte degli insetti. 7bis, bis non ape, in cui si sottintende l'ape mellifera, ma bis all'inglese, allargandolo gli impollinatori, in cui sappiamo molto bene che soprattutto a causa della semplificazione dei paesaggi, quindi della perdita di biodiversità, non sono in grado di procurare abbastanza cibo per riuscire a moltiplicarsi e quindi ecco che diminuiscono. La natura ha bisogno di disordine, ha bisogno di tante specie diverse, di tante piante diverse. La monocultura non esiste in natura, però noi ormai sfalciamo continuamente gli argini dei fiumi, diserbiamo i campi, non ci sono più fioriture, quindi creare dei punti ricchi di fioriture permette agli insetti apoidei, che non sono allevabili, quindi l'uomo non li può allevare, ma permette a questi insetti di trovare cibo. Le famiglie crescono, si riproducono e da lì si ridiffondono nel territorio circostante. Abbiamo messo una zona anche a lavanda, perché la lavanda produce un nettare che rinforza i sistemi immunitari degli insetti impollinatori. Neonicotinoidi, che sono una categoria di insetticidi anche in quantità inferiore alla dose letale, quindi una quantità che non uccide l'insetto, però è stato dimostrato che per esempio sulle api crea una neurotossicità, per cui l'ape perde la via di casa, non riesce più a tornare a casa e quindi, non tornando a casa, la famiglia si impoverisce. L'ape mellifera, nel bene o nel male, viene rimoltiplicata dall'apicoltore, quindi dall'uomo. Non solo perché c'è un interesse economico, anche perché è possibile farlo. Le api selvatiche no. Quel che riguarda le api e gli impollinatori abbiamo un declino di circa un 10% in questo momento, che comunque è importantissimo, anche perché abbiamo tante specie che sono in via di estinzione. Mai nella nostra apicoltura sottraiamo il miele per restituire acqua e zucchero, mai. Lasciamo e aspettiamo con calma che loro si servano per prime e quando hanno tutto quello che serve, solo allora utilizziamo l'eccesso, che comunque torna loro, perché tutti gli utili di questo miele, come di altri prodotti dell'alveare, torna e viene reinvestito per creare le oasi apistiche. Tempo fa si parlava di lasciare delle aree non coltivate, ma perché lasciarle non coltivate? Creiamo delle aree a fiore invece che aree non coltivate. Ci sono delle azioni fondamentali che l'uomo dovrebbe poter prendere, che oggi non sta facendo.